In questo circuito scorre la corrente elettrica come mostra l'amperometro. La lampadina emette luce ma anche calore e si surriscalda. Infatti questa persona tocca la lampadina e si brucia. Qui vediamo la luce e il calore emessi dalla lampadina. La potenza dissipata dalla lampadina è la rapidità con cui l'energia elettrica fornita dalla batteria è trasformata in energia interna di agitazione termica del filamento della lampadina, trasformazione che si chiama effetto Joule. I watt, cioè i Joule al secondo con cui avviene questa trasformazione d'energia, cioè la potenza dissipata, si calcola con questa formula. Ma perché un metallo si riscalda al passaggio di una corrente elettrica? Per capirlo, andiamo a osservare che cosa succede dentro il filamento, iniziando dal caso in cui al suo interno non circola corrente. All'interno del reticolo cristallino si muovono i cosiddetti elettroni di conduzione. Questi elettroni sono sfuggiti agli atomi del metallo e si comportano come le molecole di un gas. Il moto di agitazione termica li fa muovere in tutte le direzioni e il loro spostamento medio è nullo. Quando accendiamo la lampadina, invece, all'interno del filamento si genera un campo elettrico che spinge gli elettroni verso il polo positivo del generatore. Così, al moto disordinato di agitazione termica si sovrappone un moto ordinato verso i punti che hanno potenziale maggiore. Ma la traiettoria seguita da un elettrone non è priva di ostacoli. Essa è infatti il risultato dell'accelerazione costante dovuta alla presenza del campo elettrico e delle brusche frenate dovute agli urti con gli ioni del reticolo cristallino. Durante questi ripetuti incidenti di percorso, gli elettroni perdono buona parte dell'energia acquisita per l'azione del campo elettrico e la cedono agli ioni, che così aumentano la propria energia cinetica media. Questo aumento dell'energia interna del reticolo è proprio l'aumento della temperatura del filo. Il fenomeno si chiama effetto Joule perché il primo a verificarlo sperimentalmente è stato il fisico inglese James Prescott Joule. Finora abbiamo parlato dell'effetto Joule nei metalli, ma questo fenomeno si verifica, in misura diversa, in tutti i materiali. All'interno delle lampade fluorescenti, per esempio, la corrente elettrica non attraversa un filamento metallico, ma un gas. E il bulbo di una lampada fluorescente è molto più freddo di quello di una lampadina a incandescenza. Infatti, la potenza dissipata per effetto Joule in un gas è molto inferiore a quella dissipata all'interno di un metallo. Di conseguenza, in una lampada fluorescente l'energia elettrica sprecata a causa dell'effetto Joule è molto limitata. Ecco perché le lampade fluorescenti sono chiamate comunemente lampade a risparmio energetico.